Stefano Miconi, vicepresidente del comitato promotore della costituenda Banca dell'Aquila. Innanzitutto, a che punto siamo con le sottoscrizioni? Ormai siamo quasi a metà del cammino, abbiamo superato i 350 soci e ci avviamo verso i 2 milioni di capitale sottoscritto. Siamo quindi in dirittura ora. Creiamo questo moltiplicatore perché siamo partiti in 13, oggi siamo più di 350, è chiaro che adesso i numeri cresceranno rapidamente e pensiamo che già prima della fine dell'estate saremo a una quota interessante di sottoscrizione, speriamo sopra i 3 milioni e mezzo di euro. Arrivata a 4 milioni di euro la banca potrà ritenersi costituita e andremo a costituirla più o meno a fine dicembre, inizi dell'anno 2013, gennaio 2013. A quel punto basterà l'autorizzazione in Banca d'Italia per essere a tutti gli effetti una banca, la nuova Banca dell'Aquila. Perché è importante sottoscrivere? Ma oggi più che importante è un onore sottoscrivere, è un privilegio riservato a tutti coloro che vorranno farlo, non ci sono classi, non ci sono vincoli, la quota d'ingresso è veramente bassa, 1.500 euro è il minimo per aderire a un progetto così importante come quello di una costituzione della banca. Vi ricordo che l'ultima volta che è stata costituita la banca era 152 anni fa, la Cassa di Risparmio che ha fatto la storia di questa città. Oggi ci riproponiamo di fare di nuovo la storia, visto che la Cassa di Risparmio non è più la banca locale, e vogliamo dare questo privilegio a tutti gli aquilani. Tutti potranno dire: noi c'eravamo, abbiamo sottoscritto e abbiamo fondato una banca. Quali saranno le prospettive dell'istituto una volta costituito? Ma ovviamente l'istituto dovrà crescere con molta lentezza perché ovviamente ci sono i tempi tecnici per far crescere un istituto di questo tipo. Partiamo dal basso e quindi non abbiamo spinte importanti, dobbiamo fare tutto da noi. A nostro favore abbiamo da una parte un grande risparmio che l'Aquila genera e produce fin da subito, abbiamo quasi 1 miliardo 650 milioni depositati sui conti correnti degli aquilani. Di questo noi prenderemo una piccolissima parte, probabilmente anche l'1% come da progetto industriale, però sarà sufficiente per far sì che anche le altre banche seguano l'esempio della Banca dell'Aquila, cioè investire sul territorio, far sì che le banche siano elemento di volano per la rinascita dell'economia. Le persone che verranno impiegate nella banca saranno esclusivamente aquilani? Si presume di sì, ci sarà una selezione, secondo il piano industriale prevediamo 9 persone in organico, compreso il direttore. È chiaro che l'idea è quella di operare sempre con persone aquilane, nel limite del possibile, con imprese aquilane, e già da oggi ne abbiamo dato dimostrazione cercando di far lavorare sempre soci della banca che hanno già sottoscritto. Avete già pensato quante filiali la banca avrà? Ma per ora la Consob ce n'ha autorizzata una sola, che sarà la filiale e la sede contemporaneamente, e sarà localizzata ovviamente all'Aquila, ancora non abbiamo identificato dove, poi con il tempo saranno aperti nuovi sportelli intorno all'Aquila, un po' come fanno tutte le banche di credito cooperativo. La banca di credito cooperativo più importante d'Abruzzo è Pianella e oggi ha 11 sportelli dopo 50 anni di attività. Presidente De Santis, oggi lei è presente a questo incontro sulla Banca dell'Aquila, perché secondo lei è importante avere una banca del territorio? Allora, sono stato invitato in qualità di presidente dell'ordine, quindi obbligo a venire, insomma, gli inviti. Credo e riteniamo che sia giusto fare una banca locale, perché ormai su quel territorio non esiste più una banca dell'Aquila. La vecchia Carispac ormai ha tutti i cervelli fuori da questo territorio, quindi, ma ritengo che proprio una banca tipo di mutuo soccorso sia necessario per far ripartire anche questo territorio con intelligenze locali. Quindi io mi auspico, credo e fa un augurio che possa partire il più presto possibile, in modo tale che si rivitalizzi tutte le zone interne proprio in virtù proprio di una ripresa delle attività economiche, e la banca non sia elemento frenante come sono attualmente i studi di credito, ma effettivamente una crescita di questo territorio. Importante poi che le risorse vengano reinvestite proprio sul territorio. Beh sì, io mi auguro di sì, perché finora quante volte le banche hanno investito su altri territori? E se andiamo a Roma vediamo anche dei immobili con marchi
di Banca Aquilana, oppure la vecchia Cassa Depositi e Prestiti, che era tutti i risparmi postali. Quindi abbiamo finanziato noi la costruzione, l'industrializzazione e lo sviluppo anche delle aree del nord con i risparmi dei pensionati che mettevano alle poste, insomma, quindi credo di sì. E questa è una presa di coscienza molto forte che deve intervenire sul cittadino, insomma, di qualunque grado, perché o chi più chi meno possa contribuire, insomma. Quirino Crosta, un giovane ingegnere aquilano, perché hai deciso di sottoscrivere questa importante iniziativa? Innanzitutto per il riscontro etico che questa banca mi ha subito trasmesso, cioè fare in modo che la ricostruzione e l'investimento non soltanto economico, ma anche di nuove giovani, di nuove forze lavoratrici, rimanga qui. E poi perché è giusto coinvolgere e rendere partecipe la popolazione, gli enti, le istituzioni, tutte le varie compagini giovanili, e renderli partecipi di questa iniziativa, di questo spunto anche di riflessione socio-economica. Antonio Masci, tra i soci della costituenda Banca dell'Aquila, come mai hai deciso di sottoscrivere questa iniziativa? Ma penso sia una prospettiva nuova per la nostra città, una banca di credito cooperativo, quindi non un'unica testa con un'unica persona, ma più teste per un'unica idea, quindi credo che sia un buon segno di rinascita per il nostro territorio, e tutti i fondi, insomma, che la banca riuscirà ad acquisire verranno reinvestite per professionisti, imprese locali, insomma, questo credo sia l'obiettivo principale, e quindi credo che sia una buona cosa e sia la prima banca del nostro territorio ad essere così, quindi ho deciso di sottoscrivere per questo motivo.